però ci tenevo particolarmente a essere presente all'incontro di oggi, perché Piera è una persona che è una mia cara amica, è una persona che io adoro e quindi ci tenevo a dirlo e a dirvelo. Sono anche commosso. No, è un piacere. Poi c'è sempre Steve della casa, che purtroppo non abbiamo potuto cambiare nel corso del tempo perché aveva un contratto dall'inizio, quindi prego. Un contratto di ferro. Allora, grazie a Luciano Sovena, che è il presidente della Roma Lazio Film Commission, e cioè colui che ha voluto insieme con Cristina Priarone questa serie di incontri che credo ci abbiano arricchito un po' tutti, e sono veramente molto contento di dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che sarà sicuramente la maniera migliore per chiudere questo ciclo di 6 incontri che veramente è stato un bel evento dentro questa festa. Piera degli Esposti è un'attrice che ha lavorato tantissimo in teatro, in cinema, in televisione, e soprattutto, come vedrete, e forse se le vediamo tutti insieme di seguito vi sorprenderà in modo particolare, è ogni volta appunto una sorpresa, cioè nel senso che ha talmente tante capacità, talmente tanti talenti, che li può spendere nei modi più diversi, negli ambienti più diversi, negli ambiti più diversi, sempre mantenendo una qualità e una professionalità che sono straordinarie, perché vengono da una forte carica umana, che credo sia la caratteristica che ha segnato un po' tutta la sua vita personale e professionale. Quindi benvenuta Piera. Allora, io proporrei di incominciare. Di solito, no, avete visto anche negli altri incontri, cominciamo parlando degli inizi, parlando delle prime cose. Io vorrei incominciare con un cortometraggio fatto da Francesco Vaccaro e presentato qui proprio alla Festa di Roma qualche anno fa, in cui Piera degli Esposti parla del suo primo amore cinematografico, e forse non solo cinematografico. E quindi ci sorprendiamo e lo guardiamo e poi lo commentiamo insieme a lei. Possiamo far partire allora Lettera d'amore. Thank you.
Lettera d'amore non spedita. Lettera d'amore a Robert Mitchum. Caro Robert, sono un'attrice italiana abbastanza considerata nel nostro paese, attrice di teatro con alcune esperienze cinematografiche, troppo poche per sperare di incontrarti un giorno, eppure io lo meriterei perché ti amo da quando avevo 14 anni. Conosco a memoria i tuoi fianchi larghi, lo stomaco che si appoggia e copre la cintura dei pantaloni, le gambe che dondolano camminando. Per questo tuo corpo che non sono mai riuscita a vedere senza eccitarmi, io ho costretto fidanzati, parenti e conoscenti a camminare tutti con i piedi in dentro come te. Inutile dire che ho visto tutti i tuoi film, pur odiando le tue partner, che a volte ti preferivano Gregory Peck come ne il promontorio della paura. L'America puritana ti ha fatto interpretare personaggi negativi e violenti perché non sapeva come contenere quel tuo corpo erotico che si gonfiava sotto le camicie militari, avanzando sullo schermo col petto in avanti, il ventre che accarezzava al suo passaggio, mobili e persone. Io amo tutto di te perché tutto è ambiguo, osceno e speranzoso. E quando ti vedo amo di più la vita. Tutte le tue rotondità sono un inno all'abbandono. E io, che non mi abbandono mai, aspetto che tu venga un giorno dall'America, in via del Governo Vecchio 22 Roma, per toccarti con un dito e rendermi conto che quella meraviglia che tu sei per me esiste veramente. Piera degli Esposti. Veramente fantastico, tra l'altro dà anche delle speranze, perché il fatto che di Robert Mitchum ti piacciono le rotondità, insomma, mi apre degli orizzonti che non pensavo di poterci contare. Allora, abbiamo scelto questo perché dà l'idea, insomma, di una passione per il cinema, per lo spettacolo. Tra l'altro ti definisce attrice di teatro con qualche esperienza nel cinema, insomma, che anche questa è una definizione piuttosto curiosa della quale ti vorrei chiedere conto. Insomma, l'abbiamo scelto per incominciare perché tutto incomincia da una passione, no? Anche il tuo lavoro d'attrice. Sì, beh, adesso intanto mi sono anche un po' emozionata. È incredibile come Robert Mitchum abbia ancora su di me questo, voglio dire, nel senso che è stato il bacio classico con la lingua, insomma, bacio, è stato l'incontro, veramente il sogno avverrato, ecco, è stato tutto questo, è anche morto, eppure io sono sempre qua, che quando lo vedo mi ritorno a mettere in moto così, in moto con passione. Certo, io ho cominciato incredibilmente molto rifiutata in teatro perché non mi volevano, e invece il cinema è stato così ad aspettarmi, perché ho cominciato all'inizio con il cinema, cioè esattamente coi fratelli Taviani sotto il segno dello Scorpione, Pierpaolo Pasolini Medea, Bisturi Mafia Bianca, la
come si chiama lui, professor Terzilli, medico della Mutua, con sordi e coso di Zampa, e Zampa mi diceva sempre: ma perché se non ti vogliono lo vuoi fare questo teatro? Tu hai una faccia da cinema, non devi insistere. Però io ho fatto così quello che era la mia passione, per cui dopo questi film, diciamo di inizio, ho subito potuto, grazie ai teatri d'avanguardia, grazie ai registi, tanti, Calenda, Cobelli, grazie allo stabile dell'Aquila. L'Aquila è una città grandiosa che lo dimostra in ogni momento, e lì l'ha dimostrato anche scegliendo Proietti e me in operetta di Gombrowicz. E da lì poi io ho cominciato facendo, ecco, poi diciamo che mi sono dovuta fermare per quelle questioni che avvengono ogni tanto nel nostro fisico, che fa un pochino arrabbiare, no? E allora ho poi ricominciato con Molly Cara, dall'ultimo monologo di Molly Bloom, dell'Ulisse di Joyce, e da lì si può dire che è cominciato anche il cinema, cominciato con Lina Wertmüller con 9 bambini in Decimo Clandestino di Guareschi, dove era protagonista questa, era una contadina che aveva tutti questi figli che voleva portare in città, e in città nessuno li voleva. E i bambini erano incredibili perché avevano imparato, Lina Wertmüller era abbastanza dura sul set, allora avevano imparato loro anche a dire 20 Müller, perché erano piccoli, tutti erano 4, 20 Müller, vaffanculo, sempre così dicevano. Ma io dicevo, ma basta, non fate così, eccetera. Ma perché Lina li trattava come, adesso ti do se fai un punto. Naturalmente, ecco. Poi ho fatto con Ugo Tognazzi, che era mio marito, e Iannacci, che era il mio amante, Scherzo del destino, dove per la prima volta Valeria Golino debuttava, ed era mia figlia, aveva credo 15 anni così. E poi ho continuato in altro modo con Lina, queste sono state protagoniste, poi invece ho continuato con Lina, poi ho fatto con Cinzia Catordini Giocare d'azzardo, protagonista questa donna che si spendevo tutto perché giocavo all'otto, e poi via via le donne non sono state tante come registe di cinema, sono stati più gli uomini, ma diciamo poi Linfascelli, e poi via via sono cominciati i rapporti con Tornatore, con Sorrentino, con Bellocchio, direi prima, l'ho detto sbagliato. Sì, vabbè, comunque hai una filmografia talmente ampia, però mi curiosisce il fatto che tu ti definisca attrice di teatro con qualche esperienza cinematografica, perché cioè, sei forse più nota per le cose che hai fatto al cinema, allora questo è perché il teatro ti soddisfa di più, o una forma di ritrosia nei confronti di Robert, che invece è un attore di cinema con qualche esperienza in teatro? Sì, forse era anche perché avevo un certo timore di parlare con un divo, di parlare delle mie cose, che in effetti quando ho scritto la lettera, che poi Lina Wertmüller mi ha costretto, insomma, mi ha detto porta la lettera, perché la cosa è andata così, posso dirlo? Certo, questo. Certo. Allora praticamente io ho seguito, ho cercato di seguire Robert Mitchum quando veniva in Italia, perché non era come adesso che stanno sempre qua, per dire va benissimo che stanno sempre qua, però là non era così, c'era proprio l'oceano di mezzo, c'era proprio, dunque era difficilissimo pensare che lui potesse essere. Allora qua, mi ricordo una volta con Giorgio Dell'Arti, andò a Campione con la grandissima Bette Davis, che ho sempre adorato come penso voi, e io dissi: ma come, poi non mi hai invitato, che c'è Robert Mitchum? Dice: beh, lui, ma io adesso non sapevo di questa tua passione, adesso lo so, ecco. Poi dunque quella volta è andata male, insomma male.
un'altra volta ho girato un film in Francia, e io dicevo, ma non potrebbe, so che Robert Mitchum è lì vicino in Normandia, dice, ma noi non siamo qua, siamo in Borgogna e non ci vogliono dei chilometri, ma io posso andare perché sono in Francia. Sei in Francia, ma da un'altra parte, mi continuavano a dire, non si può fare tutti questi chilometri. E poi, oh. Poi finalmente invece viene lui a Bastia, e io penso così, e lì, e purtroppo è stato un gioco un'altra volta fisico, e io non sono potuto andare a Bastia, e ho incontrato un amico che mi ha detto, ma come, lì c'era Robert Mitchum, ma un colpo mi è venuto perché ho detto, ma come, l'unica. Ma dunque, quando dopo molti anni io facevo Madre Coraggio al Quirino, e mi è arrivato un biglietto in camerino dove c'era scritto, lunedì sera, che si sa che lunedì non si fa teatro, cenerai con Robert Mitchum. Ho pensato fossero quei cretini della compagnia, dunque ho detto, come siete scemi ancora con questo, insomma, così a fare gli scherzi. Ma non siamo stati noi, ha detto loro, noi non l'abbiamo scritto queste. Allora loro, non c'era il cosino lì, sì, insomma, cosino sarebbe il telefonino. Allora, sono arrivata a casa, c'era la segreteria e c'era la voce inconfondibile di Lina. Cocca, hai visto che ha fatto la tua amica? Avevo coso. Era sera, era tardi, non l'ho chiamata. L'ho chiamata il giorno dopo, Dolina. Ma davvero? Ma sì, faccio una cena. Poi chiamerò naturalmente, mica solo voi, attori, attrici. No, attrici no, ho detto io. No. Ha detto lei, vabbè. Ma... Perché... Ma... Volevo che guardasse un po' anche me, così. Cioè, pensiamo che lui... Io ero ancora carina, c'era, beh, insomma, lui ha avuto, vero, Ava Gardner, Marilyn Monroe, lo sapeva benissimo, Ava Gardner, e lei ha detto, porta la lettera, perché devi leggere la lettera. Allora io mi sono trovata con queste persone invitate, lui, che io quando l'ho visto, bisogna dire, prima io pensavo a casa, quando mi sono messa dentro l'armadio a cercare per essere al mio meglio, tutti insomma, questi di che ho, però insomma, così, di essere qui, di essere là. Allora, infatti, sono carina, sono accesa, sembro proprio una lampadina, tutta accesa così, perché lui non era, tanto certo lui era assegnato, ma non è tipo quelli, non voglio fare nomi di divi americani, che si sono rifatti, lui era uguale, segnato cosa, ma uguale, e per me era una cosa incredibile. Allora appena l'ho visto già ero là, ma Bellina ha detto leggi la lettera, lui aveva naturalmente la traduttrice, ecco, e quando ho cominciato a leggere questa lettera, appunto, che avete sentito, lui rideva, era molto divertito, e poi mi hanno messo a tavola lì con lui, avete visto che eravamo vicini, e io praticamente sì, lui mi teneva le mani, io pensavo, ma non è Robert Mitchum, sono in un altro posto, non ci pensiamo, stiamo tranquilli. Solo che a volte lui generosamente si alzava, magari per andare a fumare, lo vedevo in piedi, facevo, c'è Robert Mitchum, cioè, come se lo schermo, cioè la grandezza, era alto, era ancora tutto ben piantato, e così. E poi ci siamo baciati, sono andata anche in braccio, insomma, ne abbiamo fatto così. E poi lui, diciamo, voleva arrivare là dove si arriva in genere, no, dico, dopo questi piccoli pastroccini. Però io volevo che il sogno rimanesse così. Ecco, fine. No. Ecco. Credo che la grazia, l'eleganza, il divertimento con cui hai raccontato questa storia valga da solo forse tutto l'incontro, perché c'è racchiuso gran parte di come sei fatta e di come affronti questo tuo mestiere e anche di come affronti la vita, che sono due cose che mi sembra siano molto collegate nella tua carriera. Allora, hai lavorato con tanti registi, un po' di nomi l'hai fatti. Adesso noi vediamo una scena da un film che hai fatto con Marco Bellocchio, L'ora di religione, perché questo è un altro
quasi monologo che tu interpreti, che anche questo secondo me è praticamente indicativo di un modo di recitare che è unico e inconfondibile, perché è il tuo. Allora, L'ora di religione di Marco Bellocchio. Grazie. Vuoi bere qualcosa? La famiglia Picciafuoco non conta più nulla. È la realtà, la verità, perché non ha un protettore. E perché dovrebbe avere un protettore? Perché senza un protettore, un padre, un padrino, un patrono, tu non sei nulla. Qualunque padre, purché sia un padre. La massoneria, l'Opus Dei, l'Istituto Gramsci, la famiglia marchigiana, il circolo della caccia, i terziari francescani, l'associazione mutilati, orfani di guerra. Per ritrovare il padre, la famiglia Picciafuoco deve conquistare un titolo. Un titolo che le restituisca dignità, prestigio, riconoscibilità. Voi rischiate l'anonimato, il nulla. Questo titolo è la santificazione di tua madre. Sei da... Questa orfanezza istituzionale deve finire. I vostri figli devono riavere quella posizione di privilegio che voi, per i vostri ideali fallimentari, avete sperperato. Non li dovete rovinare di più, i vostri figli, per voi ormai. La catena di Sant'Antonio. Il mondo non cambierà mai. Perché dovrebbe cambiare? Perché se non si mandano a fare in culo i padri e le madri, ma definitivamente, radicalmente. Ma non ti vergogni a parlare ancora così, a perseverare nell'idiozia. Non sono d'accordo, comunque non voglio discutere con te, zia. Personalizzo la domanda, eh? Per 3 anni mi tenete fuori dal colpaccio, poi improvvisamente mi tirate dentro. Che c'entro io in tutto questo? Spiegamelo. Tu ti devi convertire. Erminio è sicuro. Ettore si è arreso. Tutti e 3 insieme dovete convincere Egidio a parlare. A dire la verità. A mentire. Ma dico, che importanza può avere che Egidio l'abbia uccisa, addormentata o sveglia? Poi, tu sei un artista. Non riesci a immaginare l'immensa fortuna di avere una madre santa. Non ti esalta solo al pensarci. Non ti risveglia un'infinità di immagini. Una madre santa, ma pensa che manna per la tua povera fantasia. Ernesto, tu hai un grande ascendente su Egidio. Lui ti crede un puro. Convincilo a parlare. Se vuole, capisce. Oh, se almeno cambiasse personaggio. Savonarola, per esempio, un fanatico religioso, ma non un bestemmiatore. Sorridi? No, non sorrido. Non sorrido più! È inutile, sai, che tu alzi la voce con me. Io lo vedo, il tuo sorriso. Lo vedo, di chi vuole sempre svuotere il mondo. Che è poi il sorriso di tua madre, solo che lei ha ubbidito tutta la vita. Tu invece no. Tu fai il superiore, fai il ribelle e non sei nessuno. Mai una volta che ti abbia visto in televisione e invitano cani e porci. Lascia stare, zia, lascia stare. Dimmi una cosa, invece. Tu disprezzavi mia madre. Tu non hai mai messo piede in chiesa. Ma tu dimmi, perché fai tutto questo? Beh, più di 5 miliardi di persone su una popolazione mondiale di 6 miliardi credono nell'aldilà, ma si sbagliano tutti. Io non credo, ma non sono infallibile. E per ogni evenienza, come fanno in tanti, mi assicuro per l'aldilà. Non mi costa niente. E se Dio esiste, non può condannarmi. Devo andare io. Dove? Che domande sono? Dove? Che domande sono? Ernesto, con che abito verrai? Non fare pagliacciate, sai. Aspetta, ti do un abito di mio marito. È quasi nuovo. Un abito del morto non lo voglio. Poi neanche il dubbio che non voglia venire, eh? No, saresti un pazzo, un criminale. E perché? Perché non ne sei convinto nemmeno tu. E Leonardo si confonderebbe. Vieni qui. Goditi un po' di più la vita.
invece di far tanto il moralista. Fatti un amante, impegna la tua coscienza sulle corna di tua moglie e vedrai che non avrai più tempo per affliggerti. Lascia stare le mazze. Allora, in questo monologo c'è tutto lo humor nero di Marco Bellocchio, insomma, perché Marco Bellocchio è un autore che va letto soprattutto attraverso questa lente, quella dello humor nero. Non va letto come un autore realista, non va letto come un autore che fa film impegnati, va letto come uno che profonde uno humor nero straordinario dentro le storie che racconta. Però non riesco a immaginarmi nessun altro che potesse fare questo ruolo. Sai che questa è una cosa che viene sempre in mente: se non c'era lei, chi poteva farlo? Ecco, francamente credo che avrebbero dovuto tagliare questa scena, perché non riesco a immaginarmi un altro che riesca a dire quello che tu hai detto mantenendo quel tipo, quell'espressione che hai, quelle tonalità che metti. Credo sia stata anche una scena molto impegnativa questa, credo, no? Beh, sì, innanzitutto mi ha fatto molto disperare Bellocchio per questo personaggio, mi ha fatto fare un provino, io ero molto contenta e lui, diciamo, non mi ha detto niente per settimane del provino, se lo facevo o non lo facevo. Io ho detto, beh, non lo farò, forse sapevo che lo volevano fare in tante, adesso non faccio i nomi, che erano anche più sue amiche, così. E a un certo punto mi telefona Beatrice Kruger e dice, scusa, ma Bellocchio vorrebbe fare un provino. Ma ho detto, l'ho già fatto. Ha detto, no, ma ne vuol fare un altro. Beh, ho detto, però se non è convinto, perché ero anche un po', vabbè. E sono tornata a fare il secondo provino. Allora lui stava lì, rideva, qua là così, eccetera, eccetera. E io dicevo, pure, sembra convinto. E invece quando sono andata via ha detto, beh, ciao, arrivederci. Cioè, arrivederci, lo faccio o non lo faccio? Forse non si sa. E così sono andata via e non ci ho pensato più. E invece qualche tempo, giorno dopo, ha telefonato la Kruger e ha detto, parlo con Zia Maria, che emozione. E io ho detto, davvero, la faccio? Sì, sì, ha detto, è molto, no, invece è convintissimo adesso, dopo il secondo provino, ecco. Ma insomma, però anche lì la scena è molto forte, è stato così bravo anche Castellitto, Sergio, è stato carino, perché a un certo punto temeva Bellocchio che io avessi dei silenzi forse ma teatrali, non so, era ancora anni fa, adesso mi ha chiamato in quest'ultimo film senza pensare a niente, però allora gli ha detto Sergio Castellitto, lasciala un po' fare, lasciala andare. Dunque è stata una scena che ho fatto con l'aiuto anche di questo grande attore, così. Chissà perché non tengo mai il microfono dritto, vabbè. Comunque è così, fine. Sì, fine del... No, dico, però credo sia stata una scena impegnativa. Moltissimo. È durato un'intera giornata ed è stata molto... Io però, ecco, a me piace molto quando si lavora tanto anche a una scena, perché non faccio per dire, ma quasi tutti quelli che hanno visto L'ora di religione la ricordano questa scena, no? Questo al di là dei consensi che ho avuto, premi, che non importa dire, però insomma è stato veramente bravo Bellocchio, perché e così sono stata contenta che quando mi hanno premiato ho detto che lo dovevo a lui, che lo ringraziavo, e lui il giorno dopo con quegli urli sempre che fa grazie, sono Marco, dico, mi hai visto ieri sera, sei un'amica perché mi hai citato, ecco. Adesso poi è molto, adesso c'è un altro rapporto in quest'ultimo che ho fatto dove ho solo quella scena di stranissima, insomma, lui mi ha detto, vengo a casa tua, ti dico come devi fare solo così,
ma se ti offende fare solo quella scena, io non te la faccio fare. No, ho detto, ma ti pare che non faccio una cosa tua? È lo stesso, anche se solo questa scena. Alla fine però mi dicevano, forse la taglieranno, perché quella scena... Invece, quando c'era la gente da Cannes, dice, ma sai che tutti hanno riso, e anche poi i cosi. Dunque abbiamo lavorato bene anche lì, ecco, volevo dire questo, che lo ringrazio anche di quello. Chiediamo conferma a Marco Bellocchio, ce la dà grazie al bellissimo documentario che si chiama Tutte le storie di Piera, che potete immaginarvi chi sia Piera, che ha fatto Peter Marcias, un autore documentarista, anche quello molto in gamba. Sentiamo cosa dice Marco Bellocchio su Piera degli Esposti. Allora, da parte di chi fa il cinema c'è sempre un... non dico una diffidenza, ma una preoccupazione che la sua potenza espressiva in qualche modo un pochino debordi per quello che è il rettangolo della pellicola. Se è vero che lei vuole bene a mia figlia, perché non la convince ad andare in comunità, eh? Perché? Se succede qualcosa, mi tolgono l'affidamento di Alice. Lo sa questo, lei lo sa. Perché sta zitto? Perché non mi risponde? Cosa vuole lei? Cosa vuole lei in questa casa? Dove abita Silvia? La prego, me lo dica. Lei lo sa? Un consiglio che mi diede proprio Sergio Castellitto durante l'ora di religione, perché lei aveva una tirata lunga e io pur non discutendo la potenza, la qualità dell'interpretazione, insomma, in qualche modo cercavo un pochino di contenerla, proprio perché mi sembrava che ci potessero essere dei piccoli sconfinamenti in una teatralità che non era... Però ad un certo punto Sergio mi disse, ma guarda, lei è questo, lasciala libera. Poi c'è il montaggio, se eventualmente c'è qualcosa che si può correggere. E fu un consiglio più che giusto, perché una grande attrice, sì, le puoi dare un registro, un'indicazione di massima, ma non è che puoi correggerle le parole o i brevi periodi, ecco. Ma poi lei, essendo molto intelligente, capisce le cose, insomma, ha una qualità che è specifica degli attori, ma anche dei registi, una recettività. Se da un lato fa un grandissimo piacere ogni anno vedere facce nuove di registi, di attori bravissimi che si avvicendano, no? Qui sul palcoscenico, che c'è gente nuova che con degli exploit straordinari fa dei bellissimi film, quindi arricchisce il cinema italiano, fa altrettanto piacere, un grandissimo piacere, vedere che tra i premiati sempre più spesso si affacciano delle grandissime personalità del mondo del teatro che dovrebbero essere sempre più spesso linfa per il cinema italiano. E ha vinto la signora Piera degli Esposti per il film L'ora di religione. Piera degli Esposti. Ho sempre pensato che tu e Marco Bellocchio parlate nella stessa maniera, cioè raccontate nella stessa maniera, cioè sembra che vi divaghiate e invece poi andate al nocciolo. Questa è anche una maniera forse di affrontare la vita che hai, cioè che sembra che sei svagata ma poi zac. Perché io non credo molto alla logica della conversazione, del discorso, il discorso logico. Cioè, io credo alle associazioni. Mentre uno parla, arrivano le immagini. Allora io non posso non prenderle. Ecco perché sembra che io sto altrove. Non sto altrove, sto nelle associazioni.
che secondo me sono molto importanti, sono più importanti che la logica, che la logica è quella che ha fatto dire per anni a intere classi di genere. A questo punto io mi domando, ecco, cioè, quelle lentezze, quelle a monte di a cosa anch'io, ecco, io penso che anche oggi, mi permetto di dirlo, questo non certo. C'entra col, c'è una pigrizia, si ascolta tutti questi affarini che abbiamo, che avete, perché io non ce li ho, ecco, sì, mi sono rifiutata, comunque questo non c'entra. E diciamo, dunque si sta poco con la testa per aria o per laterali, a vedere anche alberi, anche cose, che ho. E si sta sempre con la testa china, ma soprattutto si ascoltano poco le associazioni di dentro, cioè tutto quello che manda il nostro dentro, si ascolta poco perché tutti parlano uguale, cioè praticamente vengono usati sempre per un certo periodo, e per un certo periodo è andato perfetto, 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 adesso va esatto, 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 poi andava, come si chiama quell'altro, non mi ricordo più, no, un attimino, no, quell'altro che si chiama assolutamente sì, assolutamente no, assolutamente. Questo dimostra sempre che più che altro si ascolta, si registra, si cosa, ma non si ascolta il dentro e le associazioni. Per cui io sembrerò svagata, ma invece è perché ascolto molto il dentro. E questo, mi sembra anche questo un, come dire, un insegnamento e una, è un punto di vista molto, molto importante. Adesso io proporrei di cambiare regista, perché c'è un regista molto diverso da Marco Bellocchio, che in comune con Marco Bellocchio ha una meticolosità straordinaria, anche una grandissima cultura non solo cinematografica ma anche cinematografica, Peppuccio Tornatore, per il quale tu hai fatto La Sconosciuta, che adesso vediamo e poi commentiamo. Quando la mandano via quella? Scale, 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 scale. Buongiorno Gina, come andate la festa? Beh, come tutti i compleanni dei bambini. Più loro si divertono, più i grandi pensano alla vecchiaia. Mi è piaciuto il regalo? La signora è rimasta a bocca aperta, non se l'aspettava. E la bambina? Ma secondo me non l'ha mica capito. Sai, presa da tutti i giocattoli nuovi. Non importa, un giorno se ne renderà conto. Ieri si è fatto un altro bozzo in testa, angelo mio. Come mai? Soffre di una rara malattia che le impedisce i riflessi difensivi. Perciò è sempre piena di lividi, poverina. Se le casca qualcosa addosso, non ha l'istinto di proteggersi. Se cade per terra, non mette le mani avanti come fan tutti. Ci sarà un modo per curarla? I medici dicono di no. Comunque, se impara a stare attenta, non è così grave. C'è di peggio. Adesso ti lascio. Devo andare. Ci vediamo dopo. Ciao. Questa è un'altra scena estrema, forte, insomma, a parte l'evidente, spero, uso della controfigura, mi auguro. No, perché, no, invece lui mi aveva detto, sai, non vorrai che io, Tornatore, sì. Non vorrai che io usi una controfigura per dire degli esposti, dico, no, no, beh, se pensi così, io ero terrorizzata, dicevo, allora lo devo fare io. Insomma, mi ha voluto così fare uno scherzo, fare un gioco. Io l'unica cosa è che rivedendo questa scena capisco perché mio fratello mi dice a me non è piaciuta La Sconosciuta, perché lui che adora sua sorella, vedere, sembro proprio io che, sì, insomma, voglio dire, ecco, e poi io avevo molta paura di questa scena. Allora c'era Lucherini con Tornatore,
diceva, ma guarda che carino, sì, che carino, cioè, per tornatore diceva, Piera, fammi quel bel tuo sorriso. Sì, ho detto sorrido, no, ma dice, ma con gli occhi non sorridi, no? Perché io non sorridevo con gli occhi al pensiero di quella scala, certo, che era una scala tremenda, che poi, soprattutto nel finale, venivano, stavano arrivando da fuori due che andavano dagli avvocati e dicevano, sai, devi dire così, beh, perché la difesa dice che, poi fa, ma la signora non si sente bene, non si sente bene con una macchia di sangue così, io ero immobile naturalmente, non si sente bene, suoniamo subito il campanello, hanno suonato, ha aperto una signorina tutta, anche lei le ha preso un colpo, perché non sapevano di sopra che stavano girando il film, dunque, ah, ecco, dunque erano interdetti questi qua, dicevano ma così, cioè, perché poi lui aveva detto, scusa se ti chiedo di tenere gli occhi chiusi, ma anche di non respirare, io ho detto, ma scusa, io non sono mica morta, no, dice, ma io voglio che il pubblico creda che tu sia morta, perché lui fa così, la fa anche nei suoi film, no? Lo fa un po' di vedere, far vedere questo, però ecco, diciamo, io gli dicevo in questo, perché io credo che questo sia stato il personaggio dove io, non si può dire tanto, siamo fra noi, dove io sono stata più brava nel mio mestiere, e così gli dicevo con lui, tu poi con questo personaggio mi farai salire le scale, pensavo io a dei premi, a dei cose, e lui faceva, adesso te le farò scendere, scendere, intanto giù, no? E poi in verità ho salito pochissimo con questo personaggio, perché non ha vinto come gli altri, sì, no, ha preso il nastro da Dei, ha preso qualcosa, ma chissà io cosa mi pensavo, perché non tanto per questo momento dove sono normale, quanto quando sono come un minerale lì messa così, è stato difficilissimo farlo, adesso non lo voglio dire per... però tenere gli occhi sempre fissi, sempre sempre coi riflettori, lui mi diceva, Piera, pensa una bella cosa, tieni gli occhi su fissi, pensa una bella cosa, voglio pensare una bella cosa, ma intanto che capisci, sì sì, è stato difficile, più difficile questo di altri, più difficile di altri, questo più difficile. C'è un criterio con cui decidi di accettare una scena che pensi che sia difficile rispetto ad altre? Cioè, cos'è che deve esserci dentro la scena per dire ok, è difficile ma io la faccio? Cioè, solo senso di sfida o qualcos'altro? Ma diciamo che ho avuto, per esempio, questo era in televisione, ma insomma, la sfida grande, ho avuto paura di fare Beyoncé, certo, cioè di ballare con due ragazze di 18 anni, di quella generazione, di quell'età da cui mi allontanavano, la generazione, l'età, l'inglese, poi non so più che cosa dirti, il fiato. Dunque, io sono abbastanza per le imprese, sì, e se vedo che c'è un'impresa, anche un po' di mistero, perché a me piacerebbe, non so... Sì, insomma, fare le cose sul mistero, ecco, sul mistero. Beh, qui un po' c'è, un po' c'è qui quando lei fa così con le mani. Quando credo, fa così con le mani c'è. E adesso sentiamo anche cosa ha detto Peppuccio Tornatore, sempre dal documentario Tutte le storie di Piera di Peter Marcias. Innanzitutto all'inizio, quando lei mi chiese ma come gireremo la scena delle scale, e io un po', perché ti ripeto, lei poi ha questa ingenuità, questa, che se con lei trovi un gancio di rapporto immediato, poi ti suggerisce anche appunto una dimensione di scherzo continuo. Per cui le dissi, beh, sai, ti proteggeremo bene, per cui non ti farei male. Le dissi, allora devo cadere io. Adesso, beh, assolutamente, non vorrei che io usi una controfigura. Lei ovviamente ne ebbe terrore, però fece buon viso a cattivo gioco. Ah, va bene, allora, però le imbottiture le proviamo prima, stai tranquilla, non correrai nessun rischio. Per cui lei è rimasta convinta per un po' di tempo
che l'avremmo fatta rotolare per le scale. Poi quando le svelai che non era così, lei mi disse, ah, mi sembrava strano, però non si era sconvolta tanto. Ricordo una cosa di una comicità incredibile. Lei era già caduta, era quindi ferma, con questo sguardo vitreo fisso nel vuoto e questa pozza di sangue che le esce sotto il capo. E giravamo in un condominio vero e questo pianerottolo era davanti all'ingresso di un ufficio dello studio di alcuni avvocati penalisti anche importanti. Perché c'era un via vai di gente che evidentemente aveva problemi con la giustizia. Per cui aprivano continuamente e si ritrovavano questa donna. Mi ricordo il modo come lei cercava di dissimulare l'imbarazzo, no? E di non mettere in imbarazzo le persone che aprivano la porta e trovavano questo cadavere per terra. Lei chiedeva quasi scusa. Era molto, molto divertente, molto. Insomma, è un giocherellone, Tornatore. Gli piace giocare col cinema e anche giocare con gli attori, è così? No, 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 ma lui può essere anche un po' rigido, un po' duro. No, non con me, perché evidentemente mi aveva preso a ridere, no, mi aveva preso bene, era, gli piacevo, era, diciamo, sì, ogni tanto diceva, tu devi aver avuto molta pazienza, vero? Si capiva che ragionava su quello che ero io, ecco, e dunque ho goduto di un trattamento un po' diverso. Senti, noi adesso, fino adesso abbiamo visto praticamente quasi dei monologhi, nel senso che l'altro attore che è con te o l'altra attrice nel caso qui della sconosciuta ha pochissima parte. Tu preferisci, diciamo, le scene dialogate o le scene in cui, diciamo, sei tu che tieni il boccino in mano? No, a me piacciono molto anche i dialoghi, perché mi sento in compagnia, ecco, mi piace molto stare in compagnia, così poi magari si ripassa, si può far, ecco, adeguarsi, è più una partita, poi si capisce che, così, come dire, ho più paura quando sono da sola, paura, cioè c'è qualcosa sul set, su quell'affare lì che fa Chuck, no? Quell'affare, insomma, Chuck. Il Chuck. Che mi ricorda un po', non so se a voi, la box. Io andavo a volte alla box così. Questo, quando tolgono e deve tornare su, no, la persona, tolgono la dentiera, la persona, e, ecco, uguale. Quando io sento, ciao, ecco così, oddio, dico, bisogna essere così, ricordarsi tutto quello che si è, eccetera, affinché non, tutto passi attraverso la faccia. Non è facilissimo, perché il set è un casotto di fracasso, c'è quello, c'è quell'altro, c'è quest'altro. Poi io non lo sapevo, mi ricordo che con Gianfranco Mingozzi, poverino, che era un grandissimo documentario, sono andata per la prima volta, perché lui mi fece girare una cosa, e sono andata sul set e sentivo un signore un po' forte che faceva, non giro qui, andate via la luce e non giro. Allora io gli ho detto con Gianfranco, ma tu qui non sei il padrone, non sei il regista tu, è quel signore là. No, dice, quel signore là è il direttore della fotografia, che si sa che dice, non giro, non coso. Ecco, però diciamo, non conoscevo questo fatto, cioè io ho fatto una cosa a Pasolini che un altro regista mi avrebbe proprio menato,
Cioè lui mi aveva tolto delle battute, qualche battutina per essere un'ancella della Callas, così. Però io, che volevo fare il teatro, dunque ci tenevo alle parole e non capivo il discorso della faccia, stavo lì. Allora quando lui diceva, guardate Maria, ecco, sì, sono Maria, guardate Maria, la sostituiva per un momento, io stavo tutta giù e lui non mi diceva niente. E poi mi ha messo con una ciotolina di uova e delle altre dietro, con delle ciotole di verdure, così, davanti a un grande portone. E si apriva questo portone e c'ero io. Ma io mica l'ho capito. Ho sentito una signora dietro che si lamentava perché aveva una ciotola pesante. Ho detto, si vuol venire al mio posto? Come se è il mio posto? E così Pasolini ha visto, ha detto, naturalmente si gira. E cosa? E vede questa faccia di quest'altra, che non c'entrava per il posto, c'entrava la faccia. E non mi ha detto niente, perché sapeva che avevo dispiacere per quelle tre battute, vabbè. No, ma questo per dire, non lo conoscevo, ecco, non lo conoscevo il cinema, no, Zampa, che non dimentichiamo, Zampa aveva diretto la Magnani nell'Onorevole Angelina, dunque io ero molto contenta che lui mi facesse questi complimenti così. Ecco, per cui, per Zampa invece io ero lì che lo conoscevo già, vabbè. Senti, ma tutti gli attori e le attrici che sono venute qua ci hanno raccontato com'è che loro preparano la loro interpretazione, cioè come prendono il testo, le parole, come cercano di calarsi dentro il personaggio. Tu hai una tecnica particolare per questo? Sì, sì. Sì, sì. Io faccio dei circolini intorno alle parole importanti, no? Mettiamo, oggi è una bellissima giornata, allora bellissima, faccio il circolino, oppure oggi è una bellissima giornata, oppure oggi è una bellissima, faccio tutti questi circolini che facevo già in teatro. Ora ho capito che io potevo, perché teniamo conto che il teatro sono lontanissima e piccolina, invece in cinema sono grande, cinque piani la faccia. Allora io ho pensato, chissà se posso usare il mio metodo, quello dei circolini. E io l'ho potuto usare perché li faccio lo stesso e passano dalla faccia i circolini. Sì, i circolini. Se le fa, diciamo così, il pensiero va a queste parole e io sto al sicuro, perché cosa è successo? Ho la prova di questo concreta. Io sono nata a Bologna e non volevo venire via da là, però da Bologna, ecco. Però che cosa è successo? Dicevano, ma se vuoi fare l'attrice devi andare là. Ma non voglio andare, ma perché non posso? Allora cosa è successo? Che la città mi è venuta dietro. In che modo? Quando recitavo Medea, per dire, Cleopatra, Clitennestra, venivano le strade, venivano le cose. Cioè la città mi veniva dietro. Quando recitavo, allora io ho pensato, questa mia faccia, che è come una strada, deve essere ugualmente col metodo dei circolini. Cioè, io li ho fatti anche in... penso e loro mi guidano. Ecco perché io ho dato un'importanza alle parole. Adesso non so, perché andrò a fare proprio a Torino un personaggio che non parla. No, allora... non avrò le parole perché lei è malata e non parla. E dunque, però io guardo a casa le parole che io dirò lungo tutte queste puntate di questa fiction. Io sarò la voce, che sapete che il cinema un po' di quegli anni
non so, come si chiama quello con Gloria Swanson, con Viale del Tramonto. Prima vedevi William Holden buttato nell'acqua, no? In piscina lì, che diceva che era morto e diceva sono venuto qua, c'era la voce, dico, allora in questo personaggio io poi farò la voce in tante puntate, ecco. Ma mentre mi riprendono sarò zitta, ma io ci penso a quello che dico. Non so se sono stata... No, chiarissimo direi. Adesso però tra poco dovrai spiegarci quali circolini hai messo per girare appunto la scena di Tutti i pazzi per amore che stiamo per vedere. Oddio, quello circolino. Ce li racconti dopo i circolini. E qui i circolini dove stavano? Dicelo. I circolini ci sono, pensa. Immagino. Perché io non so l'inglese, lo so che lo sapete tutti, invece io non lo so. Allora io procedevo così, I got, e pensavo ai gatti. Poi facevo, I need you, e pensavo ai nidi sugli uccellini qua. E avanti di questo passo ho fatto tutta la canzone, perché lei canta, certo. Lei, io insomma, vabbè, quella lì canta con tutto quello che avevo da fare, con la dondola qui di questa banana che avevo in testa, in fronte, eccetera, e poi perché loro mi avevano dato, cioè la Rai, no, mi avevano dato prima un coreografo. Quello davanti allo specchio faceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 1, 2, 3, non capivo niente tutto questo affare davanti allo specchio. Beh, allora mi sono fatto dare quell'affare quadrato. Com'è là? iPad, grazie. Okay. iPad. Mi sono fatto dare l'iPad e qui, e io con quella lì, tonto, e poi al tavolo, e ai gatti. Hai qua, hai là, su, giù, tutti i circolini, tutte le cose, e poi finché insomma ce l'ho fatta, anche perché bisogna pensare che per me è stato come veramente è stata una cosa di cui sono fiera, perché potevo non riuscirci, ecco. No, ma non voglio dire, sì, vabbè. Era facile pensarlo. Infatti mi domando se non hai esitato quando ti hanno detto che dovevi fare Gloria Gaynor. No, io, povera me, io esito, ma poi bisogna fare, cioè bisogna andare. Che cosa devo fare? Andare. L'unica cosa era che Milani mi diceva, senti... Riccardo Milani è il regista. Riccardo Milani, scusate. Io dico sempre i nomi e cognomi. Dice, ma sei pronta? Guarda che andiamo in onda, ecco. No, io facevo, non sono ancora pronta, non sono ancora arrivata ai gatti, ai cose. Ai nidi. No, vabbè, insomma, faccio. Quindi ti sei buttata. C'è un ruolo che magari hai rifiutato invece nella tua esperienza, qualcosa che hai detto, no, questo non fa caso mio? Beh, diciamo,
non è bene intanto dire qualcosa che ho rifiutato, perché insomma giustamente è stato fatto da altre attrici, certo, brave, così, però io non penso che sono adatta, insomma, cioè una parte riesce a parlarmi quando la leggo, a parlarmi o a non parlarmi, okay, e se non mi parla penso che non sono adatta. Per esempio, c'è stata una certa insistenza per farmi fare un ruolo anche abbastanza, io non mi sentivo popolaresca, non mi sentivo di una disinvoltura popolaresca o cose così, non mi sentivo neanche di avere quel fisico, non perché io debba sembrare chissà chi, ecco, per cui certamente, certamente delle cose le ho rifiutate, però io sto pensando che non ho potuto farlo, c'è stata una regista che mi voleva assolutamente, a proposito dell'inglese, americana, anzi lei di nascita svedese, beh, è venuta persino a casa mia, cioè francamente c'erano anche attrici, c'era quella francese bellissima che ha fatto anche con Mingozzi il sequestro di persona, che ha fatto il portiere di notte, Charlotte Rampling, c'era un'altra, lei si era tanto fissata con me, allora ho detto con questo amico che sapeva l'inglese, dille che io non so l'inglese, lo stesso diceva lei, dunque ho pensato chissà forse in un altro paese, chissà che star che sarei, vabbè. Bene, io non so, penso che ci siano delle domande da parte vostra, quindi vi lascerei subito la possibilità di fare delle domande a Piera degli Esposti, approfittando del fatto che una grande signora dello spettacolo italiano è qua, insomma, abbiamo ripercorso veramente una piccolissima parte della sua carriera, però insomma la vastità delle sue possibilità interpretative è veramente enorme. Chi c'è? Chi alza la mano? Ma forse voglio... Prego, no, aspetta un attimo, però facciamo i primi ragazzi che fanno gli studenti, poi dopo ti do la parola. Chi ragazzi? Sono? Forse vogliono andare a mangiare. No. Buonasera, salve. Buonasera. Mi chiamo Ludovica Dauria e io le volevo chiedere più che altro un consiglio. Mi sono diplomata da pochissimo in un'accademia teatrale e all'interno dell'accademia e anche da parte di persone sempre del mestiere fuori dall'accademia mi è sempre stato detto: sei giovane, devi accettare tutti i lavori che ti vengono proposti. E a me mi sono stati proposti 3 lavori teatrali e invece ho sempre detto di no, il contrario, esatto il contrario di quello che mi dicevano. E io, diciamo, in realtà ho fatto questo perché anche e soprattutto grazie all'Accademia ho iniziato a sviluppare una mia coscienza critica, diciamo. E non dico che ho un gusto teatrale definito, però se ho un testo di fronte riesco a distinguere se è di mio gusto oppure se non riesco proprio a leggerlo, cioè se proprio lo detesto. E in questi 3 esempi io non ce la facevo proprio a fare queste cose. E quindi la domanda che volevo farle è: secondo lei è giusto anche da giovane iniziare a dire dei no? Oppure è sbagliato? Mi tolgo delle possibilità? E poi se uno dice sempre di sì a tutte le proposte, non c'è la possibilità di inciampare anche in esperienze nocive invece che in esperienze positive che ti fanno crescere? Dunque, io penso che bisogna trovare una via di mezzo. Non avrei detto di no proprio a tutte e 3. Avrei detto 1,5 avrei fatto. Cioè nel senso che proprio è come in bicicletta, proprio l'esercizio comunque. E poi questi personaggi che non ti parlavano, forse li avresti fatti tuoi, tu, che tutti e 3 non potessi tu farli tuoi. Non credo, perché ecco, sarei per una... Cioè, il fatto è che io ho con dei miei compagni una compagnia teatrale, quindi facciamo delle cose noi da soli, e tra scegliere di fare esperienze che so che mi divertono e che comunque non mi daranno visibilità, comunque non mi daranno soldi, se devo scegliere
tra le due vie preferisco lavorare con i miei compagni e so che sto facendo delle cose che mi piacciono. Cioè io accetto il compromesso se dall'altra parte ho dei tornaconti personali che possono essere, non so, economici o, cioè, in caso in cui ci fosse magari un tornaconto personale forse ci potrei pensare, però nella scelta se trovo delle cose proprio che non sopporto io non riesco a dire di sì. No, beh, questo se l'hai trovato addirittura insopportabile tutti e tre, no. Il fatto che tu non divenga troppo però capitana d'industria della tua compagnia, capitana d'industria inteso in senso, dice lavoro con loro perché mi sento meglio, sai? Cioè non puoi essere già, devi essere ancora un po' allieva, non diventare subito maestra, però questo qui è un mio parere. Per quanto riguarda la seconda, l'altra cosa, non me la ricordo più. Quella, no. Se queste esperienze possono essere nocive. Anche questo bisogna vedere, perché uno può dire, io credo che faccia schifo questo film, però c'è una persona che si può vedere, insomma, che è da andare a vedere. Là dentro non c'entra niente, però ci va. Questo può succedere. Insomma, secondo me ogni tanto un piccolo tuffo bisogna farlo nel mare. Non so se è stato. Buongiorno, complimenti, buongiorno. Innanzitutto per tantissime cose. Grazie. Ho visto, non l'ho visto tutto, né al cinema né. Però perché non mi sono dimenticata, però lo farò presto perché è una cosa che mi piace tantissimo, è il cartone animato che ha doppiato Le stagioni di Louise. Mi ha toccato, non sono riuscita a vederlo tutto, ma lo farò tipo oggi, perché ho visto dei frammenti, ho ascoltato, e a parte la sua voce che trasmette tantissimo, secondo me, tramite il cartone animato, e non so, cioè è una cosa magica che succede secondo me nel doppiaggio, questa, perché proprio sembra veramente lei, cioè è una cosa incredibile. E volevo sapere un po', ho sentito in un'intervista che aveva fatto su questo personaggio, che ha addirittura detto che è un cartone che consiglia di vedere chi sta affrontando addirittura tipo una depressione, un momento di tristezza, perché lei affronta, questo personaggio affronta la solitudine grande. Vorrei che me ne parlasse un po' perché mi ha toccato tantissimo. Sono contenta che mi parli di lei, perché è un po' incredibile che una persona anziana, che già lì che parla di artrite e che aveva l'artrite a Parigi, che aveva qui, che aveva là, diventa Robinson Crusoe, cioè diventa in quest'isola che così, perché tutti vanno via, adesso non so se, perché è difficile dire così, succede praticamente che in una spiaggia della Normandia, non so, una spiaggia dove praticamente vanno una volta all'anno i bagnanti, non c'è ospedale, non c'è farmacia, non c'è, stanno lì un mese, c'è da bere, da mangiare, quello sì, e poi basta, c'è un treno che li porta e poi lì. Questa signora anziana perde il treno per tornare a Parigi, dunque rimane da sola in questa isola. E all'inizio c'è un po' di paura, ma beh, certo, perché cambia totalmente la spiaggia, diventa cosa degli animali, diventa cosa, ecco. E lei pian piano si costruisce una casa, lei dà un pugno a un vetro per andarsi a prendere da bere, per tirarsi su e per coso, poi va praticamente a pescare, lei che aveva le attese. È veramente, allora io ho detto questo, che noi non dobbiamo perdere la speranza nei regali della vita, perché la vita può improvvisamente arrivare così, con un regalo a qualsiasi età, può arrivare ed è, dopo cambia tutto, ovviamente. Cambia tutto, adesso è inutile dirlo. Per cui io ho detto questo perché mi è piaciuto tanto. Oltretutto
dopo andavo in uno studio, ero a Milano, fotografico, vabbè, così, e c'era, vedi caso, il fidanzato della fotografa che conosceva l'attrice parigina che l'aveva fatto a Parigi e mi ha detto, non so, lui era francese, ha detto io sono stato più commosso qui, il che vuol dire che non sempre pensi conosci la lingua, cosa. Forse qualcosa veniva così di partecipazione. In sostanza, io sono più che un'attrice, sono una persona che non mi lascio a casa, non mi lascio dietro al personaggio, io vado con me e questo secondo me si sente. Dunque si sente i dolori che ho avuto, che abbiamo avuto tutti, ma voglio dire, io li faccio sentire. E così anche quella lì Teresa, mi pare che si chiami Teresa, vabbè, la vedrai nel pomeriggio. Comunque è questo, bisogna aspettarci sempre delle sorprese. Questo stato vitale alto me l'ha insegnato, questo lo posso dire, sì. Sì. No, perché non vorrei che uno dicesse adesso attacca col karma. No, 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 per carità, non attacco proprio con niente. Io sono buddista e non ho mai appunto attaccato né coi karma né con cose, perché sono buddista, perché sono figlia di un sindacalista e pensate un po', questi signori, Daisaku Ikeda, Nichiren Daishonin, vabbè, forse nomi che non vi dicono così, Josei Toda, mi sono sembrati come quei signori che mi faceva vedere mio padre, Gramsci, Togliatti, non so per dire, ecco, mi sembravano dei signori. E dunque io ho cominciato, gli ho creduto a questo partito del buddismo. Allora lo stato vitale alto lo dà il buddismo, nel senso lo dà, è dentro di noi, bisogna andarlo a prendere e dopo tu fai delle cose incredibili, cioè l'azione ti anticipa, devi fare una telefonata difficile, sei preoccupato, invece l'hai già fatta. Questo è il buddismo, va spiegato lo svelto. Innanzitutto mi presento, sono Fabio Telesca, sono un giovane attore, sto facendo teatro, cortometraggi, insomma ho finito 2 anni e mezzo fa. Innanzitutto complimenti per la straordinaria carriera che ha avuto, che ha, l'ho apprezzata particolarmente nel Divo di Sorrentino, che non è stato nominato però. No, io l'ho nominato, non è stato trasmesso. Sì, non è stato, però l'ho apprezzata moltissimo in quel ruolo. La mia domanda è però... visto che lei si definisce un'attrice di teatro con poche esperienze cinematografiche, no, però, questo però vabbè, era scritto era quello di sì. Nel senso, io che adesso sto provando, diciamo, a fare diversi cortometraggi e poi anche, perché no, andare nel cinema, spero un giorno. Lei ha riscontrato delle difficoltà tecniche con il mezzo cinematografico, perché in teatro siamo abituati, insomma, visto che siamo così piccoli, a dover sembrare grandissimi e poi relazionarsi con un mezzuccio così e far vivere un mondo attraverso quel piccolo mezzo tecnico. Grazie. Sì, no, questa domanda è molto importante, perché, e grazie di avermela fatta, la mancanza di silenzio è una delle cose più traumatiche dal cambio, dal teatro e anche dalla televisione al set cinematografico. Il set cinematografico è un continuo rumore, cose, eccetera, come è giusto, perché è tecnico, tutti devono fare, tutti devono andare, tutti devono parlare, tutte le cose. Dunque è una cosa veramente come che... Per cui io ho fatto molta fatica alla la concentrazione sul set e ho fatto questa prova che molte volte aspettavo fino all'ultimo e magari pensavano che io mi facevo così perché arrivavo, invece è perché il set è molto rumoroso, è molto è coso, e invece ho fatto una prova che sono contenta di aver fatto. Praticamente nel film Aiuto a Solo
solo di, Elsa, di, sì, buongiorno, di Laura Morante. Io sono una psicanalista. Questa psicanalista capirai sul set, capirai. E invece ho voluto stare lì. Ho voluto stare lì per cercare di concentrarmi lì. Non mi muovevo neanche quando era che c'era, per esempio, da cambiare cosa. Dopo sarei andata dove si cambiava, voi dite adesso tutti location, vabbè, dove si cambiava luogo, eccetera. Eccoci. Io ho provato con la dottoressa Grunewald, aveva questo nome, ecco. Questa dottoressa, che è un personaggio molto amato, ecco, e, diciamo, mi ha dato la capacità finalmente di sentire il rumore del set come qualcosa di familiare, con cui io potevo star lì a pensare, era un personaggio abbastanza lungo, e lungo le cose, ecco, e non facile. E, è stato importantissimo per me, è stato importantissimo. Questo è una cosa che... è un'altra cosa molto importante, questo dicevo, del dialogo che mi chiedeva Steven. A me insomma, è servito parlare con la Ardan nel film Il Divo, prima di fare la scena con lei, ecco, ecco. Poi ne avevo anche un'altra, vabbè, che lei non ha più. Ma però, dico, io le ho parlato prima, e la conoscevo pochissimo, no, parlo personalmente, naturalmente. Ecco, mi faceva piacere anche quello, tu dirai, questo cosa c'entra con set? No, sono piccole cose, dico, di conoscere una persona. Per esempio, io non credevo che Mastroianni... Io, va bene, Marco Ferreri ha fatto Storia di Piera dalla mia storia, ecco. E mentre con Isabelle Huppert mi sono trovata, perché dove le dovevo dire che come facevo la figlia di Orio, i gesti, il coso, i movimenti, ecco, Ferreri voleva che, appunto, io... Ecco, io poi lì sono stata colpita da Mastroianni. Mastroianni era un uomo attentissimo ai movimenti, ai dettagli, tutto mi diceva, ma senti, ma papà faceva così, ma tuo papà faceva, ma poi faceva così. Pensa che mi ha detto, io lo so, sai, che io sono stato scelto per secondo, pensa, perché aveva scelto prima Gianmaria Volontea, cioè, io non lo sapevo cos'è. Beh, adesso questo ci porta, ecco, no, ma per dire quanto sembra lui, Mastroianni, no? Disinvolto nei cose, tutto attento a tutto. Il nostro più grande divo, si può dire, no? Che lì era mio padre, per l'appunto. Vabbè. Adesso non so se sono stata chiara. Sì, sì, diciamo di sì, era proprio, appunto, mi interessava sapere com'era avvenuto questo distacco, diciamo. Sì, sì. Tutto qua, grazie. Storia di Piera. Allora, buonasera, signori degli Esposti, sono un attore, Giuseppe Panebianco, un piacerone e un onore essere qui. Grazie. Oggi, perché trasmette delle cose importantissime, un'esperienza meravigliosa, con una leggerezza e con una semplicità proprio di assorbimento che è fantastica. Avevo due piccole domande sul Divo e su Assolo, ma ne ha parlato, quindi ho una piccola curiosità. Io poco tempo fa ho ascoltato una sua bellissima intervista in cui ha detto che l'attore è un infermiere dell'anima. Ora, non vorrei fosse un pochino così, però la mia curiosità è come lei ha gestito nella sua lunga carriera l'amore, il rapporto con l'amore, e che cosa, diciamo, l'amore di una donna così sensibile, così profonda, così complessa come lei, diciamo, è significato e ha toccato e ha influito nelle sue scelte, nel suo modo di recitare, anche un po' in tutte queste cose. Scusa, tu vuoi dire, perché io ho detto che l'attore, secondo me, deve consolare. Sì.
questo vuoi dire, alludi a questa frase? Sì, sì, è una bellissima intervista in cui lei ha proprio detto l'attore è fondamentale perché sì. È un infermiere dell'anima, è sì. Un qualcosa... Sì, cioè per me è, io voglio, diciamo, il fatto di consolare lo volevo fare fin da piccola, ma pensavo che avevo paura a fare le punture, no, a fare le punture, non a farle io, a farle addosso agli altri, così. E insomma che non ero adatta, avevo paura del sangue e tutto questo. Però dicevo, io volevo consolare dalle paure, perché so che tutti sono abitati dalle paure, e io pensavo, ma l'attrice, vedrai che ci riuscirai facendo questo lavoro. E io dunque credo di aver sempre, cioè una cosa mi ha fatto piacere, in tutti i personaggi che ho fatto le persone hanno detto sempre questa parola, persone diverse, ragazzi, giovani, piccolissimi, persone anziane, hanno detto mi ha dato emozione, vuol dire che io ho fatto la puntura, cioè vale a dire ho toccato là dell'infermiera, capisci come, ecco, perché non faccio l'attore per me, faccio perché il discorso è che l'attore non può essere uno che sta così intorno a se stesso, parla solo di se stesso, ha solo se stesso, adesso per dire l'attore non può essere questo narcisismo così, l'attore deve avere una portata di bene più forte, più grande, che scavalchi, cioè in sostanza l'attore deve avere un potere, il potere di far del bene, questa è la mia idea, e se tu emozioni tu fai già del bene, perché non hai lasciato passivo qualcuno, cioè questo qualcuno torna a casa, e questo è successo per esempio con Madre Coraggio, che è una delle donne più in sostanza, non dico crudeli, ma insomma purtroppo, poverina, non per colpa sua, così, è una donna che ama la guerra, è una donna che... Però tutto questo è stato fatto in modo, credo, da me, che, ecco, che ha dato questa, che ha dato. Io poi non so se la tua domanda si fermava a sto fatto della consolazione, o tu hai detto degli affetti, non so, no, si fermava lì? No, partendo da qua ero curioso di sapere un po', visto che comunque il dare emozione è anche dare amore, anche darsi un po' in qualche modo, e quindi proprio nella sua vita strettamente, non personale, nel suo rapporto tra amore e mondo dello spettacolo, come è stato gestito, come è stato vissuto? Beh, certo, io ho avuto, vediamo un po', non è detto che abbia capito, vabbè, però ho avuto moltissimi compagni, perché come spiega lì il film Storia di Piera, che lui gentilmente ha detto, io avevo una mamma che aveva degli amanti e ogni tanto mi prendeva con lei, ero ancora piccola, dunque diciamo che ho cominciato a entrare nell'universo dell'amore molto presto, presto attraverso la mamma. E io questa mamma l'ho amata e la amo e mi manca, anche se tutti pensano ma come una donna così riprovevole in un certo senso, perché certo non è il che ti insegna il metodo Montessori, non è, voglio dire, certo è abbastanza tremendo in un certo senso, e invece io penso che mia madre mi ha insegnato ad amare, mi ha insegnato l'amore, ecco, e dunque io di questo, vabbè adesso però questo per carità non parliamo di mia madre, se no non finiremo più, perché ecco è molto vicina a me, e dunque io sono entrata nel regno dell'amore, per cui ho molto forte questo, mi piace per esempio, ecco, se ti conoscessi meglio direi ma tu adesso con chi stai? Ah, ma lei è carina. Ah, ma no, allora che cosa fa? Ma la racconta le storie. Voglio sapere le storie, capisci? Cioè, io ne ho avute molte di storie e adesso faccio un po' la saggia, faccio poi adesso. Non si sa per qua, ma comunque, ecco. Ma nel mio modo di essere saggio, però, io sono molto
ficcanasa delle storie degli altri, sempre storie d'amore. Dunque non so se ho risposto. Ecco, questa era, penso di sì. Altre domande? Prego qua. Buonasera. Buonasera. Sono Monica e sono ovviamente affascinata dalla sua maestria da tanti anni. Grazie. Sono rimasta colpita e incuriosita dalla tecnica dei circolini. Dei circolini. Penserò ai suoi circolini nei miei studi futuri su un testo. E volevo sapere chi muove questi circolini. Quindi mentre lei parlava, io lo immaginavo, no? Di fronte a un testo, nelle sottolineature, nei primi studi. E lei nel suo intervento parla di associazioni, di momenti, di coincidenze, quindi è come se vedessi uno spartito, no? Così, la sto immaginando così nel suo lavoro. Volevo sapere, come artista, questi circolini, chi li muove? Questi circolini? Chi li muove, lei, nel suo percorso, quindi, di ricerca, quando lavora su un personaggio? Direi che quasi sempre parto da situazioni familiari. Diciamo, per esempio, devo fare Cleopatra. Non è che penso, sì, è chiaro che mi documento, è chiaro che guardo, coso, leggo, rileggo di più, questo torno qui, torno là. Però io non potrò mai sapere com'è Cleopatra. Allora magari mi ricorda qualcosa della nonna, no? Allora penso, mia nonna lo conoscevo, Cleopatra no. E faccio un circolino là, dove mia nonna sarebbe, secondo me, avrebbe agito così. Ma non è che scelgo mia nonna a caso, scelgo mia nonna perché qualcosa in lei, in questo suo modo di essere brusco o altero, così, mi ha ricordato Cleopatra. Ecco, cioè, diciamo, io vado nel mondo del noto, capisci? Quando faccio i circolini, non sto nell'ignoto, no, nell'ignoto, dico, certamente parto dal personaggio che sarà così, che sarà cos'ha, però ecco, i miei circolini esattamente nascono da una sfera affettiva o conoscitiva. Posso fare anche amiche, no? amiche di mia madre quando ero piccolo, amiche, cose, eccetera. Diciamo che i circolini sono un fatto affettuoso di cui ho bisogno, sì. Non so se ho risposto. Grazie, grazie, grazie. Sì, c'è ancora spazio per un paio di domande, una lì. Salve. Buonasera. Ho una domanda più sul pubblico che sul ruolo dell'attore. Lei ha detto che l'attore deve mettersi al servizio del pubblico. La mia domanda è se lei crede che il pubblico di oggi, il pubblico più giovane, sia leggermente più pigro nel saper, diciamo, riflettere, ascoltare o farsi colpire nell'emotivo. Insomma, la domanda è se oggi l'arte come il cinema, ma anche il teatro, stia sempre di più diventando un'arte volta al consumo, all'intrattenimento, allo svago, invece che magari anche un mezzo per, appunto, riflettere e creare una coscienza maggiore di, insomma, colpirci nel profondo in qualcosa. Io credo che la generazione di oggi, eccetera, sia molto intelligente, un po' per merito suo, un po' per merito, però torno a dire, c'è della pigrizia, ma se sente qualcosa che lo colpisce, è attentissimo, non solo è attentissimo, ma non si dimenticherà di quello che lo ha colpito. Oggi c'è una anche solitudine, c'è una solitudine, e potrei dirlo su una cosa che non so se avete notato. Oggi è molto amato un pittore che, mi permetto di dire, adesso non è che dico l'amavo solo io, l'amavano tutti, per carità,
però non è che era così proprio come oggi. Hopper, Hopper oggi è visto, è cosa, perché? Perché oggi c'è una maggiore solitudine e sono molto bravi e veloci ad andare a vedere là, dove quell'uomo ha detto, io lo dico perché l'ho amato tanto, che seguo quello che dice, insomma, che lui aveva dipinto perché voleva vedere il sole contro la parete, capisci anche lì che solitudine, persino il sole non diretto così. Ora, io credo che oggi ci sia molta solitudine, questi giovani, anche voi, voglio dire, non è che farlo in senso astratto. Ecco. Però lei, insomma, crede che ci siano, c'è una, diciamo, diversità tra il linguaggio che parlo io, magari il linguaggio che parla lei, ma in sostanza il fondo è lo stesso. Il fondo è quello, ma è sempre quello, perché sono cinque le cose che vogliamo, dai tempi della pietra, sono cinque le cose che vogliamo, non sono diverse, quello che vogliamo. Ecco, non mi ricordo più. Beh, vogliamo avere affetto, vogliamo avere soldi, nel senso, vogliamo essere, non dico vincitori, ma insomma, nel nostro mestiere, sia che siamo falegname, sia che siamo così, eccetera. Abbiamo bisogno della salute. Abbiamo 4-5 cose che sono sempre quelle di cui abbiamo bisogno. Assolutamente. Certo. Adesso non so se le ho dette tutte, però. Mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro. Sì, sì, sì. Quello che si chiama le cose basiche. Ah, un'ultima domanda, se aspetta, diamo la parola precedente ai ragazzi, dai. Qualche altro ragazzo che vuole dire qualcosa? Tu. Vai. Che vuoi andare via. Dai. Tu sai, hai fretta. Gli diamo il microfono. No, perché poverino, non lo vuole. No, se vuole. No, in realtà, visto che mi ci trovo, allora una domanda la faccio volentieri. Vorrei chiederle prima, quando c'è stato il filmato della sua premiazione, la conduttrice aveva detto che diciamo, perché non attingere più spesso agli attori di cinema, agli attori di teatro per fare il cinema. Non so come magari lei vede che questo muro che sta, credo si stia sgretolando sempre di più tra cinema, teatro, televisione, serie, insomma Netflix, eccetera. Quale, da un punto di vista recitativo, quale potrebbe essere un, se questo potrebbe essere un cambiamento in positivo e in negativo, insomma lei sicuramente ha degli strumenti, credo, insomma, per almeno per forse per fare una sorta di pronostico. Io credo che rifare teatro un po' di più, anche per quella cosa che ho detto della consolazione, perché per consolare bisogna arrivare fino all'ultima fila con le finali, non parlare per se stessi, ma parlare per essere uditi, per essere sentiti, che questo oggi sta sfuggendo via per un grande narcisismo della popolarità, della necessità di intanto essere lì, per cui svelti, andare con le battute, questo non va bene. Io penso che bisogna riprendere un altro po' teatro. Guardavo ieri sera, avete visto voi questo posto bellissimo, Petra? Tu l'avrai visto, vero? Non si sa niente del teatro che facevano là, ma lo facevano. È una cosa oscura. La cosa che ti dico io invece più chiara è questo. Molte persone non si curano di far capire anche, non dico ai sordi, ma far capire molto bene quello che dicono, quello che farlo capire molto bene, far arrivare la densità. Le parole, le consonanti e le vocali sono lì per noi, perché noi le regaliamo. Allora, tutto questo invece
che c'è spesso non aiuta, non aiuta. E io penso che bisognerebbe rifare un po' teatro oggi. Quello che era la frase di Bellocchio era: temeva che il mio così tanto amare le parole mi facesse adagiare troppo sulla scena, o capisci, o essere troppo potente nella espressività, nella cosa che invece, come ho dimostrato addirittura in alcune cose tipo appunto Enea, dove Vittorio Taviani dice: ma io non ho capito come ha fatto a rendersi così zero. Ecco, per cui non so se adesso vuoi andare. No, perché si era solo messo la giacca, non è no, che... non è vero, lui guardava sempre l'orologio. Forse deve andare a lavorare. Vabbè. Ai ai ai. Benissimo, io credo che possiamo ringraziare tantissimo Piera degli Esposti per questo incontro. Grazie. Beh, un incontro, appunto, lo saluta anche questo vostro applauso che non c'è mai stato in questi giorni, quindi un incontro che ci è piaciuto molto. Grazie mille Piera, grazie. Aspettiamo di vederti muta allora.